Buonasera Filomena, Filomena Lamberti, porta la sua testimonianza di vita a Fragneto Monforte. E com'è andata questa serata? C'erano tante persone, equamente divise maschi e donne, una bella cosa. Sì, infatti quello che ho notato è stata proprio una presenza folta maschile che molto difficilmente si vedono quando si fanno questi eventi. Il libro che lei ha scritto parla del suo dramma, di quello che è successo in quella notte difficile. Porta purtroppo sul volto i segni di questa sofferenza, però lei è stata più forte di questo atto efferato. Come ha fatto a trovare la forza e come si fa? Veramente la forza mi è venuta pensando che da quel momento in poi io sarei stata una donna libera, pensando alla mia libertà, che io me la godo anche così, non mi interessa. Lei gira l'Italia per portare il suo messaggio. Lo so che è difficile può dare dei consigli alle donne che si trovano in situazioni, diciamo, borderline, no? Un po' al limite. Però che cosa si può fare, secondo lei, per sensibilizzare di più? La donna deve avere il coraggio di scappare, il coraggio di dire basta, perché deve solo capire che dalla violenza la donna se ne può uscire, prima che sia troppo tardi, ovviamente. Perché io, oddio, io mi ritengo fortunata di non far parte del lungo elenco, Certo, delle è donne una sopravvissuta ammazzate. lei, certo. Sono una sopravvissuta e vivo, mentre ci sono tante altre donne che non lo possono raccontare, se no tramite i loro familiari, però non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. No. L'ultima cosa, un argomento un po' di attualità, ne parlavamo anche stasera. Che vuol dire sdoganare a Sanremo un artista che nei suoi testi parla anche di cose piuttosto Allora, gravi. questo è un grande problema perché noi facciamo come la Torre di Babele, noi costruiamo e poi c'è qualcuno che la vuole buttare giù. Questo, infatti, io in questa occasione farò un video, lo posterò, farò un comunicato tramite un video. Perché non è giusto, se noi portiamo la nostra testimonianza nelle scuole, ai giovani, ai ragazzi, per far sì che creare una società più amorevole, un futuro più amorevole, e poi c'è un tizio come questo. Che ovviamente i ragazzini sono affascinati dalla Certo. maschera, eccetera, eccetera, però noi dobbiamo ascoltare bene i testi delle canzoni. Io l'ho ascoltato molto bene e sono parole allucinanti, veramente allucinanti. Io non so, io ho letto che forse molto probabilmente la regione Liguria le espellerà da Sanremo. Io lo spero che lo faccia, altrimenti ne vale della faccia della Liguria, della regione Liguria, ma anche di tutto lo staff di Sanremo, partendo da Amadeus avanti. Grazie. Conobbi mio ex marito che ero giovanissima, e alla mia età, ai miei tempi poi, a volte quando si è innamorati, come si suol dire, camminiamo con le fette di prosciutto sugli occhi. Infatti io acconsentivo a tutto ciò che lui mi proibiva di fare.